Buondì amiche ed amici di TVRS, benvenuti in TV Estate. Lo so, non sembra proprio estate perché oggi con questi fulmini, saette, tuoni e quant'altro non ci facciamo mancare nulla, ma noi stiamo sempre bene. Al riparo qui nella piazza del Maniero in compagnia del primo cittadino di Offagna. Sì, perché ci troviamo in una delle città dei più belli, uno dei borghi più belli delle Marche, ma che dire, del mondo, lo possiamo dire, sindaco Ezio Capitani, benvenuto in TV. Grazie, buongiorno a voi. E certamente sì, per noi è il paese più bello del mondo. Comunque siamo Bandiera Arancione, uno dei borghi più belli d'Italia, quindi abbiamo anche dei riconoscimenti ufficiali di questa nostra particolarità. E siamo in tema, in ambiente di feste medievali, che stanno, dopo 2 anni di chiusura forzata per questa terribile pandemia, siamo riusciti di nuovo ad allestire e stanno andando molto bene. Speriamo che vada bene anche oggi con questa giornata. Un programma fittissimo che abbiamo già sbirciato e so che lei l'abbiamo rapita dagli impegni quotidiani, che sono ovviamente più intensi che mai in questa settimana, perché ricordiamo le feste medievali sono iniziate fine settimana scorsa e termineranno sabato con un exploit bellissimo. Sì, ci sono tanti eventi nel corso di queste giornate e ci sono delle delegazioni che vengono da altre città marchigiane che hanno delle manifestazioni storiche, e il clou sarà sabato con la cerimonia dell'investitura dei cavalieri, che è di tradizione durante le feste medievali, e poi con i fuochi artificiali che sono, diciamo, ormai conosciuti e apprezzati da tutti. Quindi una settimana molto intensa di eventi, di lavoro. Approfitto per ringraziare tutti i volontari, i nostri dipendenti, tutti coloro che si sono prodigati e si stanno prodigando, perché l'organizzazione di una manifestazione di questo tipo comporta un grande impegno da parte di tutti. Sarà una gran festa finale, chiaramente sabato l'abbiamo già vista. Offagna è un paese cammino e noi abbiamo fatto una bella camminata questa mattina, caro sindaco. Siamo qui dalle 11, abbiamo sbirciato, indagato su quelli che sono le varie location più suggestive di Offagna, e voi però adesso gustatevi il prossimo primo bellissimo servizio di oggi, che vi fa vedere tutta la bellezza di questo bellissimo borgo. Il più bello d'Italia, ma forse del mondo. Bellissimo. Offagna, un paese in cammino, e camminando qui si incontra davvero di ogni, soprattutto delle bellissime figure, dei gioiellini, oserei dire, perdonami, io ho qualche timore qui, passo da quest'altra parte e raggiungo questo bellissimo fanciullo vestito assolutamente in stile del 400, 1400 medievale. Il nome? Thomas. È un nome proprio, non proprio medievale, però vabbè, dai. Emily. Ok. E lui? Sono il papà Jeffrey. Ecco, tutti i nomi giustamente che appartengono al periodo 1400-1500, giù di lì.
Mettiamola così, giustamente. Voi oggi siete acchittati benissimo in costumi medievali, immagino che oggi con la frescura sia gradevole, ma sarà un pochino più difficoltoso magari in periodi più caldi come i giorni scorsi. Sì, non nego, insomma, quando è caldo è un po' pesante, però per il paese si fa. Il legame al territorio, ad Offagna, è fortissimo, e anche a Rione, perché qui viaggiando poi per il territorio ho percepito proprio l'attaccamento alla contrada a Rione. E adesso immergiamoci ancora di più nel Medioevo, nelle bellezze del territorio di Offagna con i prossimi bellissimi servizi. Offagna, un paese in cammino. Noi camminiamo alla ricerca, chissà, di turisti, di persone curiose. Ecco appunto. Ben trovata, signora. Buongiorno. Lei è? Mi chiamo Fabri Michela e vengo da Torino e siamo qui in vacanza, ormai questa è l'ultima settimana che facciamo, abbiamo fatto 3 settimane, siamo a Grottammare. E sfidate il caldo venendo qua ad Offagna, sì. Perché che cosa vi incuriosisce di questa città? Perché ho letto praticamente, a parte la leggenda, ma è un gioiello praticamente delle Marche, tutto ben ricostruito, poi anche come storia medievale è bellissimo. Avete già assaggiato la crescia, vi fermerete questa sera? Ma stasera non lo so, perché avevamo in percorso praticamente fare Offagna, Osimo e poi Ascoli Piceno. Quindi fare questo giro, già questa è stupenda, penso che anche poi tutte le cittadine che si affacciano sul Conero, perché comunque c'è tutto un itinerario visto da Riviera del Conero e Colli dell'Infinito, attenzione, sì. C'è tutto tante perché cose da vedere e gustare. Siamo già andati a vedere ad esempio Recanati, la casa di Leopardi, all'inizio della scorsa settimana, e anche lì era un gioiellino praticamente molto molto bello. Grazie davvero per questa bella testimonianza, così al volo, beccata al volo, gentilissima, e buona vacanza. Grazie. E nel nostro cammino, in lungo e in largo, a destra e a manca, siamo arrivati qui a prendere un po' di fresco. Eh sì, siamo ad Offagna, nel bel mezzo della Rocca, e qui ad aspettarci c'è il nostro Giovanni che ci illustrerà sommariamente, brevemente, perché i tempi televisivi sono sempre quelli, sempre stretti, quello che racchiude questa meraviglia del XV secolo. Sì, esattamente, questa è innanzitutto non è un castello come molti comuni credono, ma è una rocca medievale che è stata costruita in tempi record di 3 anni, tra il 1456 e il 1459, ed è anche il fiore all'occhiello di quello che è il nostro paese, il piccolo borgo di Offagna. Noi stiamo percorrendo adesso il camminamento di Ronda, che vediamo ora scoperto, ma all'epoca era completamente coperto perché da un'intelaiatura in legno. Questo sia anche il mastio che vediamo in alto, chiaramente avevano bisogno di protezioni dalle intemperie o da eventuali oggetti di lancio in caso di assedio, che però non sono mai avvenuti questo, perché una delle poche battaglie che si sono svolte qui in territorio offagnese, anzi l'unica, è stata la famosa battaglia del Porco, combattuta tra Osimo a caso viene rievocata in qualche modo proprio all'interno delle feste medievali. Non c'è questa fantomatica porchetta ambita dalle varie contrade. Diciamo che il vincitore della disfida in armi, che anche quella ha delle fondamenta storiche, ma noi ce la siamo un po' ricreata, perché originariamente gli statuti parlavano di una disfida con la balestra, poi con gli anni chiaramente noi ci abbiamo un po' giocato sopra e abbiamo ricreato questa di sfida con 4 armi, che ogni rione è un'arma diciamo di competenza: il rione Torrione con la balestra originaria, il San Bernardino con l'arco, la croce con la lancia e il Sacramento con la mazza frusta. Però noi siamo curiosi anche di un'altra leggenda che aleggia qua tra le mura di questa bellissima rocca, ovvero si vanta il fatto che ci sia una presenza femminile vestita di verde con dei capelli scuri, e viene soprannominato, è venuta insomma il nome, nel stato dato, è Ofelia. Sì, perché dicevano che anni passati, durante proprio una delle feste medievali, un'operatrice, mentre chiudeva la rocca, non ha trovato più una delle ragazze che aveva questo lungo vestito verde, che come il dipinto famoso riportava di questa Ofelia che era distesa, no, nel fiume, e non è più stata trovata. Quindi banalmente un po' il folklore, un po' il fatto che queste rocche, castelli, il Medioevo, ogni rocca, ogni castello ha il suo fantasma. E noi qui ad Offagna abbiamo la nostra bellissima Ofelia, che si narra appunto non sia proprio amante del disordine o della confusione. Quindi noi cerchiamo di stare zitti zitti, calmi calmi, e restate con noi perché le curiosità qui ad Offagna continuano.
Vuoi gustarti delle belle pietanze di pesce in una location gradevole e affascinante? Vieni a trovarci da Adriatico Espresso, a San Buchetto di Recanati, in via Nazionale 38. Il locale è aperto sia a pranzo che a cena, con lunedì giorno di chiusura. Spazio esterno con giardino per serate dedicate al divertimento. È possibile organizzare catering, banchetti e serate a tema. Per info e prenotazioni chiamare lo 0733 59 98 83 o consultare le pagine Facebook o Instagram. Uno straordinario messaggio di poesia scientifica o scienza della poesia. Ci troviamo in quello che è un unicum qui del territorio marchigiano, ma non solo, anche a livello nazionale, ovvero in quello che è un museo della scienza naturale di Luigi Paolucci, un personaggio davvero importante, vissuto tra la fine, la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che ha raccolto veramente un vero e proprio patrimonio scientifico da vedere e ancora da studiare. A raccontarci sempre di questa meraviglia c'è con noi il nostro infaticabile Giovanni. Allora, buongiorno a tutti. Qui siamo all'interno del Museo Luigi Paolucci, un museo di scienze naturali, dato che insegnava all'Istituto Regio di Ancona. Questo museo noi lo abbiamo adottato perché stava cadendo in disuso e il comune mise a disposizione i locali del monastero di Santa Zita proprio per ospitarlo. E questo museo si divide in due parti principali: la componente faunistica, che è contenuta all'interno del museo, e la componente della flora, che è contenuta ancora oggi, si può studiare perché è un reperto molto importante, all'Università Politecnica di Ancona. Allo stesso tempo abbiamo arricchito il museo, e già da tempo, di alcuni dei macchinari funzionanti per il laboratorio di fisica che era del professore. Avevamo per esempio una macchina elettrostatica di Leibniz o per esempio un prototipo di macchina a vapore, ovvero quelle che all'epoca nel 1850 ancora spostavano le locomotive. Quindi diciamo che sì, come ha detto bene lei, è un po' un unicum sia in Italia che anche qua nelle Marche, anche perché molti degli animali in parte si sono estinti spostandosi in aree meno colpite dall'impatto umano, altri proprio semplicemente hanno continuato la loro vita qui sul territorio marchigiano, che comunque nonostante il tempo vanta ancora molti territori naturali. Da visitare, Giovanni, in tutte le sue parti, perché si sviluppa su due livelli se non erro, e poi una cosa importantissima è che anche un monito, perché ci insegna quanto sia importante rispettare il nostro territorio a 360 gradi. No, sì, questo assolutamente, anche perché molte delle specie che qua andiamo a vedere, per quanto comuni come per esempio il fagiano, banalmente sono specie a rischio. Noi per esempio nella sezione marina abbiamo scelto la caretta per esempio, che è la tartaruga comune, che per quanto non abbia un rischio elevatissimo di estinzione è comunque un animale molto assoggettato alle dinamiche umane, perché sappiamo benissimo per esempio che la tartaruga di mare nidifica sulla spiaggia. Ovviamente oggi con la cementificazione, la privatizzazione delle spiagge, chiaramente noi gli diamo una mano. Certo, grazie Giovanni, noi andiamo a sbirciare gli altri piani, restate con noi perché le sorprese qui a Fagna continuano, perché anche il gusto ci guadagna qui a Fagna, stia chiaro. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina.
Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Offagna, un paese in cammino, e camminando noi siamo alla ricerca di sogni, di misteri, di curiosità. E quale luogo potrebbe essere migliore se non appunto la Chiappa Sogni? Io ci provo. Intanto mi provo ad introdurre in questo curioso negozio e vediamo chi troviamo. Ah, che bella signora! Salve! Ciao! Una dama, una cortigiana, una paesana, chi troviamo qui? Una paesana. Una paesana che si chiama? Emanuela. Cara Emanuela, noi siamo alla ricerca di curiosità qui ad Offagna. Ho insomma intuito che ce ne sono parecchie, ma ci sono anche delle bontà particolari da gustare qui nel territorio. In particolare che cosa? La crescia di Offagna. Ecco. E qual è il rione che la fa meglio? Sacramento. Ecco, te pareva. Il Sacramento. Io non so esattamente quale rione riusciremo a trovare aperto che ci possa mostrare questa delizia, però prendo in nota questo Sacramento e magari veniamo a testarlo in una di queste serate. Benissimo, vi aspettiamo. Grazie, grazie mille Emanuela, un abbraccio e buon proseguimento. Sono le ore 13:57, noi siamo in diretta quasi sotto il Diluvio Universale, ma siamo qui prontissimi ad allietarvi tra armigeri, tra insomma giullari, dame e anche popolane che preparano quello che è un piatto prelibatissimo qui di Offagna, ovvero la crescia. La famosissima crescia, esatto, che va assolutamente assaggiata, e qui abbiamo le signore che la cucinano alla perfezione, cioè anzi la signora che viene definita la signora della crescia. Ma buon compagno Pierina. Si è presentata. Cara Pierina, raccontaci gli ingredienti e se ci puoi svelare anche l'ingrediente segreto. Non sarebbe bello però. Allora, quello lo lasciamo segreto, e che è giusto che sia. Diciamo quelli che sono gli ingredienti base e quello che si può fare con questi ingredienti, ovvero la crescia. Farina, acqua, sale, lardo e strutto. Ecco. E impastare. Insomma, gli ingredienti della tradizione popolare anche. Se ci vuole non si dice. Ah, quello rimane segreto qui nel rione San Bernardino, che è il vincitore dello scorso anno, edizione 2021. Chissà nell'edizione 2022. Magari strappiamo questa promessa, se riuscite a vincere anche quest'anno, il prossimo anno ci rivelate l'ingrediente segreto. Beh, no, non diciamo più. No! Non basta quello che Va bene, a posto. Ok, allora andiamo avanti con questa bellissima crescia che può essere farcita come? Con le foglie, il prosciutto. Con le foglie, il prosciutto. La piera, te. Foglie, il prosciutto, quello unico, la bistecchina, la salsiccia, ognuno quello che vuole. Perfetto, e lì vediamo invece un altro bellissimo. Beh. Qui c'è il cinghiale. E non ci facciamo mancare nulla. Poi, l'ultimo piatto, scopriamo. Qui c'è verdure. Queste vengono fatte nella farcitura, usate nella farcitura. Prosciutto o bistecchina, come uno la vuole. Ah, vedi, anche la bistecchina. Perché diventa un piatto unico alla fine. Sì, quando hai mangiato quello l'hai cenato. Ok, a posto, perfetto. Ovviamente va accompagnato a del buon vino. Giusto? Giustissimo. È la morte sua, come si suol dire, care signore. Vi presentate così, belle signore della crescia made in Offagna? Io 24 luglio 39, buon compagno Pierina. Palazzi Giuliana. Emma Filippetti. Io sono soci Sandrina. E lei è la presidente del comitato feste di Offagna. Sì. Bella responsabilità, bell'impegno, ma grandi risultati. Sì, abbiamo avuto veramente tanta gioia in questi ultimi giorni. Oggi siamo un pochino preoccupati, ma speriamo che la Chiappa Sogni abbia acchiappato anche i fulmini nel temporale, così noi possiamo
partire bene. Allora, incrociamo le dita fiduciosi che anche il meteo, insomma, ci sia clemente per queste serate qui ad Offagna, per le feste medievali, e tutti in cammino, noi andiamo verso casa, verso TVRS, e torniamo dando la linea al nostro TGL Notizie. Vi diamo appuntamento a domani, perché ci aspettano tantissimi altri appuntamenti, altri incontri, chissà dove, con il nostro amico Marco Zingaretti.